Eccoci nuovamente qui, iniziamo e andiamo a leggere insieme le prime pagine dei quotidiani romani. Corriere della Sera Roma, liberalizzazioni, quindi torniamo a parlare della questione dei tassisti, doppio no, i tassisti si ribellano, la protesta al Circo Massimo, niente lavoro, il blocco continua, oggi nuovo presidio, la base contesta i leader sindacali e sfida il prefetto sulla precettazione. Inchiesta. Mazzette nel cuore di Trastevere e il convento diventa residence. Corruzione per il costruttore Pulcini. In 16 rischiano il processo. Proseguiamo, andiamo a vedere la prima pagina di Leggo Roma. Taxi rissa. Scontri tra tassisti e sindacati, la protesta continua. Proseguiamo e andiamo a vedere Messaggero Cronaca di Roma. La protesta divide i tassisti, appello dei sindacati dopo un altro giorno di stop, tornate in servizio. Ancora caos e disagi, soprattutto a Termini e Fiumicino, anche un'ora di attesa per i passeggeri. Parentopoli, nuovo processo, inchiesta su Metro, c'è anche l'attuale capo del personale dell'ATAC. In due a giudizio per i PM cercarono di pilotare le assunzioni di 70 persone. Repubblica Roma. Il municipio, ristoranti in centro, è racket, licenze. Quindi licenze fantasma vendute da sedicenti intermediari che riciclano denaro sporco. A lanciare l'allarme sul racket delle licenze di ristorante bar del centro storico è il presidente del primo municipio, Orlando Corsetti. E poi ancora parliamo di taxi, rivolta taxi, quinto giorno di stop, la base respinge l'appello dei leader, la protesta continua, oggi le decisioni del governo, ancora un giorno di caos nella capitale, blocchi a Circo Massimo, in città le auto bianche provenienti da tutta Italia. Reinaugurazione a giugno, stelle marine e squali, apre Sea Life, l'acquario della capitale. Il tempo Roma. Scusate, c'è una visualizzazione non corretta di questa pagina. Forse il file è danneggiato. Comunque, taxi selvaggio, la base molla i sindacalisti venduti, siete dei traditori, ancora sit-in al Circo Massimo. Bene, andiamo a sfogliare e approfondire insieme alcune delle notizie all'interno dei vari quotidiani e cominciamo con il Corriere della Sera Roma. Ed ecco qui la notizia riguardante proprio doppio no, i tassisti si ribellano, vediamo come viene affrontata all'interno. Taxi sfida il prefetto, il blocco continua, i sindacati invitano gli autisti a tornare al lavoro, ma l'assemblea dice di no. Precettazione più vicina, 7.800 numero di licenze taxi nella capitale. 4 anni fa il sindaco Veltroni ne rilasciò 2.000 tra le proteste. 5. Le principali centrali radio in servizio a Roma sono il 3570, il 6645 e così via. 17. Le sigle sindacali di tassisti sono divise in due fronti, uno guidato dall'Uritaxi e l'altro dall'UGL. 20. I taxi attrezzati per l'accesso di disabili in carrozzina sono 20, tutti legati alla cooperativa 3570. Passiamo ora al Tempo Roma, che come non potevamo purtroppo per un problema tecnico, via libera agli aumenti, l'abbonamento annuale costerà 20 euro in più. Delibera, via libera all'aumento del biglietto, autobus più cari, salasso annuale. L'abbonamento per 365 giorni costerà 20 euro in più. La Regione sblocca l'adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico. 1,50 euro è l'aumento del bit di 50 centesimi, ma varrà 100 minuti.
35 € il costo del mensile ordinario che ora è di 30 €. 250 € l'abbonamento annuale costa adesso 230 €. Sicuramente andranno molto ad influire nelle casse dei cittadini queste variazioni. Purtroppo abbiamo visto, stanno aumentando tutte le varie tariffe del trasporto pubblico, abbiamo visto da quello dei treni a quello dei mezzi di trasporto degli autobus. Come ribadisco che queste sono manovre che sicuramente vanno a influire maggiormente alle persone comuni piuttosto che agli alti livelli, perché sono le persone comuni che prendono i mezzi pubblici. Cambiamo completamente discorso, rimaniamo sempre all'interno del tempo e passiamo al Festival del Cinema. Nessun accordo sulla nomina di Mueller, la decisione spetterà ora al CDA. L'assemblea dei soci si è conclusa con una fumata nera. Ancora il tempo, ora andiamo nella città di Guidonia. Subito la bonifica alla discarica dell'Inviolata, la provincia diffida il gestore di Ecoitalia. L'area inquinata va messa in sicurezza. Ancora il tempo, rinvio. Congressi e rimpasti, accordo in bilico nel PDL, l'assemblea per eleggere i segretari locali si terrà a marzo. Polverini incontra San Marco, fuori un assessore. Gianni San Marco, coordinatore romano PDL, l'accordo unitario lo vedrebbe riconfermato. Ancora il tempo. Alemanno, ferma la serrata al mercato. Ora si tratta, stiamo parlando del mercato trionfale. Alemanno blocca la serrata, al mercato si torna a lavorare. Il sindaco incontra i proprietari dei banchi e apre un tavolo con il concessionario per riportare la gestione agli operatori. Ed ecco qui nuova notizia all'interno di Repubblica Roma, che c'è una nuova fumata nera su Mueller. Deciderà il CDA che ha convocato per il 6 febbraio. Ecco qui di nuovo Festival del Cinema, nessun accordo sulla nomina di Mueller. Torniamo a parlare con Repubblica Roma. Sanità. La maxi truffa delle false ricette, la frode da 900.000 €, condannati un medico dell'ASL C e due farmacisti. Il giro di rimborso ruotava attorno a due farmacie al Tuscolano in centro. Il medico e i due farmacisti prescrivevano a pazienti inesistenti farmaci di fascia A per avere rimborso. Il danno erariale, il danno per le casse dello Stato ammonta a quasi 1 milione di euro. Ottenuto grazie a più di 7.000 ricette false. Beh, è giusto che siano stati scoperti. Sempre Repubblica Roma, abbiamo visto dalla prima il primo ristorante in centro e racket licenze. Andiamo a vedere. Ristoranti in centro e racket di licenze, ora indaghi la Guardia di Finanza, il mini sindaco Corsetti. Si vendono in nero permessi riferiti a locali chiusi. Pagamenti in contanti e con assegni post datati, così si ricicla il denaro sporco. Andiamo a vedere la prima pagina di Italia Sera. Taxi, la protesta diventa rivolta. L'ala dura del movimento tiene in pugno la piazza e conferma il blocco del servizio. Possibile la precettazione. Al circo Massimo si consuma lo strappo con il sindacato e che aveva mediato con il governo. Un elicottero alla faccia della crisi. L'opposizione è indignata, manca il lavoro e si spende per il superfluo. Si accende il dibattito attorno al nuovo mezzo per la municipale di Roma Capitale. Leggo Roma. Nell'aula magna di architettura e workshop dell'Associazione degli Under 35 a sostegno dei giochi. Olimpiadi Roma 2020, lunedì tocca appunto ai giovani. Vediamo ore 12. BCE ripresa nel 2012, ma i rischi sono forti. Nel 2011 registrati decisi aumenti dei beni energetici per un più 12,7%. I prezzi petroliferi sono aumentati del doppio. Per riprendere a crescere sono urgenti e necessarie riforme strutturali audaci ed ambiziose.
Naturalmente, ma questa era scontata, crollo della richiesta di mutui nel 2011. Rispetto all'anno precedente si è registrata una significativa flessione anche del credito alle imprese. Ma questa credo che fosse una notizia economica scontata, perché essendo nel 2011 è stato un anno caratterizzato da uno spread molto alto, lo abbiamo visto, ha superato spesso il picco di oltre 500. Essendo lo spread un elemento fondamentale per la richiesta del mutuo e avendo raggiunto altissimi livelli, automaticamente anche tutto il tasso, quando una persona andava a fare la richiesta di un mutuo, naturalmente guardando proprio la pratica, la rata che sarebbe dovuta andare a pagare il cittadino, ovvero il richiedente, naturalmente era elevata. Quindi non so, al di là poi del fatto che non tutte le banche concedevano il mutuo, anche su questo avevo fatto io uno speciale nello scorso anno, che le banche non è che non vogliono dare, però essendoci meno liquidità, essendo nel momento appunto, definiamolo, di crisi, è molto più difficile ottenere un mutuo rispetto, diciamo, a un 2008-2007. E quindi è normale che ci sia stato un crollo della richiesta di mutui, dato anche dal fatto della precarietà del lavoro. Quanti sono i lavoratori che sono andati a casa perché sono stati licenziati? Quanti sono, lo vediamo leggendo tutti i giorni i quotidiani, i lavoratori che sono stati spostati in cassa integrazione? Questo naturalmente ha delle conseguenze notevoli non solo per quanto riguarda la richiesta di mutui, ma per quanto riguarda tutto il sistema economico, perché nel momento in cui una persona non ha capacità di spesa perché non possiede un reddito, automaticamente quello che succede è che l'economia si ferma. Quello che ci auguriamo è che questo 2012, anche se da quello che leggiamo e ascoltiamo purtroppo non sarà un anno di ripresa, anzi tutt'altro, però ci auguriamo che quelli che sono i pronostici siano sbagliati e che la situazione migliori. Scusate questo piccolo intermezzo, proseguiamo e andiamo a leggere insieme il Messaggero. L'inchiesta, Parentopoli e due rinvii a giudizio. A processo il responsabile del personale ATAC e quello della Manpower. Nel 2009 provarono a modificare le graduatorie per le assunzioni a metro. Sono accusati di tentato abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. A denunciare le irregolarità la stessa agenzia di lavoro interinale. Ecco qui una notizia a conferma di quello detto precedentemente. Lavoratori Ciclat si incatenano al deposito da mesi senza stipendio. Proseguiamo. Liberalizzazioni, taxi stop allo sciopero selvaggio, le auto bianche tornano in servizio. Appello dopo le minacce dell'ala dura. Colleghi, non fatevi intimidire. In serata posteggi di nuovo in attività in centro e a Termini. Uri e Cisa si dissociano dai più facinorosi. Bologna 66-45. Facciamo prevalere il buonsenso. Politica. PD, D'Alema e Veltroni lanciano Gasbarra, doppio incontro, è un leader, con lui si vince, l'ex presidente della provincia è in corsa per la segreteria regionale. Progetto unitario per il candidato, le primarie siano una primavera di idee. Ancora Messaggero, la tragedia. I parenti alla polstrada per capire la dinamica della strage sul grande raccordo. Dateci Tor Vergata per i nostri ragazzi. Le famiglie, i funerali sul campus del Giubileo. Travolge uno scooter, camionista in fuga, rintracciato in un campo rom. L'indagine, parliamo sempre del... Il suicidio del marocchino, i misteri del killer suicida nei video delle telecamere, al setaccio e gli impianti vicini al ferramenta della corda. L'uccisione dei cinesi e il marocchino trovato impiccato a Boccea. I RIS analizzeranno gli scontrini trovati nella tasca della vittima. E ora andiamo a vedere Messaggero, la pagina di Viterbo. Malati psichici, una vittoria di Pirro, il delegato regionale promette l'assunzione di qualche medico ma non basta. L'associazione Afeso Psit non molla, accolta una minima parte delle nostre richieste e continueremo il sit-in.
L'esposto, i sindacati, l'ASL non aiuta la Santa Teresa. Santa Barbara è senza servizi e De Profundis la protesta dei residenti. Questo è un quartiere morto, dimenticato dalle istituzioni, mancano spazi sociali, mentre i negozi e le poche attività aperte fanno fatica a sopravvivere. In compenso si continua a costruire. Doveva essere la Viterbo moderna, è semplicemente un dormitorio. E qui una notizia. Rifiuti, battaglia sul termovalorizzatore, battistoni con Marini, è necessario, il PD spinge sulla differenziata. Parroncini, il CDR prodotto a Viterbo non lo giustifica, saremo pattumiera del Lazio. Ma andiamo a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo a vedere cosa succede. Sicuramente ritroveremo la notizia riguardante la Concordia e notizie riguardanti appunto le proteste che ci stanno questi giorni e che causate appunto da quella che è l'imminente manovra del governo. Corriere della Sera. La nave, allarme in ritardo, potevano salvare tutti, parla Foschi, il numero uno di Costa Crociere, oggi in Consiglio dei Ministri le nuove regole sulle rotte a rischio. Pagamenti più veloci alle aziende, ma niente spiaggia all'asta e saldi liberi, sciopero dei benzinai, compensi dallo Stato alle imprese entro 60 giorni o maxi interesse, si tratta sui taxi. Vediamo qui la vignetta. Tassisti in rivolta, protestano avvocati e notai, sul piede di guerra assicuratori, benzinai e farmacisti, ma con la separazione Enisnam costerà meno la canna del gas. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Istat, 8 milioni di poveri e 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, una bomba difficile da disinnescare. Nelle mani di questi qua, il capo dei tassisti romani che ha scatenato la riforma, ora contestato dai duri di Napoli. I forconi che paralizzano la Sicilia, chi tiene l'Italia in ostaggio. Il governo, non trattiamo, ma la lobby dei taxi spera in qualche sconto nel decreto di oggi sulle liberalizzazioni. Nuovo guaio per Monti, recessione meno 2,2% nel 2012, dice il Fondo Monetario. Ed è così il naufragio. Il governo si accorge della Concordia. L'ex comandante Schettino, sospeso dalla Costa Crociere, identificata l'amica moldava. Dopo gli annunci nei salotti TV, il ministro dell'Ambiente Clini oggi presenta un decreto sull'emergenza Giglio, ma sull'isola non si è visto neanche un sottosegretario. Il giornale. Grandi manovre. Napolitano vuole il bis. Il Presidente della Repubblica prepara il terreno per ottenere la riconferma nel 2013. Cerca di approfittare del vuoto della politica, ma nessuno è rimasto al colle per due mandati. Il naufragio al Giglio, basta capri espiatori, basta eroi, la misteriosa ballerina moldava, Schettino ci ha salvati ma non è il mio amante. E poi per quanto riguarda le liberalizzazioni, mezza Italia pronti a far guerra al governo. Tassisti infuriati, avvocati e farmacisti verso lo sciopero. Il PDL presenta il suo piano. Il Tempo. Elezioni per il Campidoglio 2013, il terzo polo a Roma ci prova con Riccardi. Ed ora Monti prende il taxi ma i benzinai chiudono. Liberalizzazione, oggi il governo presenta il piano di riforme, interventi anche su banche, assicurazione, energia e professioni. La donna, Schettino era con me, ora per la nave è un allarme meteo, giallo moldava sulla Concordia. E poi qui in basso, come abbiamo visto, aumenti per bus, metro e tram, nuove tariffe per biglietto giornaliero, abbonamento e BIRG. Vediamo Libero. Altro che Cresci Italia. Liberalizzazioni, blef. I provvedimenti di Monti sono timidi e non possono funzionare con questa pressione fiscale. Caos taxi, il governo trova l'intesa con i sindacati, ma gli autisti mandano tutto all'aria.
la ballerina moldava che ha fatto girare la testa al capitan Codardo, in plancia con lui la sera del naufragio. Vediamo la prima del Messaggero. Tregua governo e tassisti verso l'intesa, ma la base si ribella ai sindacati venduti. Oggi il decreto di liberalizzazione in Consiglio dei Ministri, la protesta continua. E poi ecco la ragazza, come abbiamo visto, ormai è su tutti i giornali, è su tutte le prime pagine, ecco la ragazza del mistero, il comandante ci ha salvato. Blitz a Standard & Poor's, il PM ha usato dati falsi, rating la finanza nella sede italiana per aver manipolato i mercati. Ecco la Repubblica. Imprese, lo Stato paga in bot. Oggi le liberalizzazioni, blitz della finanza nella sede di... La novità nel decreto del governo, rivolta di tassisti e benzinai, la Sicilia paralizzata dallo sciopero dei forconi. Faide fra noi padani. Lo vedi? Italiani siete. Questa è la vignetta di Altan. Poi il capitano e la ballerina viene bravata in plancia nella notte del naufragio. Schettina al PM, ho subito informato la Costa dell'incidente. 2 milioni di dimissioni bianche, i lavoratori, soprattutto donne, costretti a firmare lettere di prelicenziamento all'atto dell'assunzione. La Stampa. In piazza protesta selvaggia. Tregua con i tassisti, ma la base si ribella. Benzinai, 10 giorni di sciopero. Liberalizzazioni, oggi il primo ok in Consiglio dei Ministri sul piede di guerra. Anche avvocati, farmacisti e ferrovieri. E qui allarme meteo, la Concordia può inabissarsi, come abbiamo visto. Abbiamoci alla conclusione. Purtroppo oggi abbiamo avuto un problema tecnico, volevo sfogliare insieme il quotidiano, il Sole 24 Ore. Ma purtroppo vedo che abbiamo dei problemi. Niente, io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che il prossimo aggiornamento con l'informazione alle 13.45 con il telegiornale dell'Alto Lazio di Provincia TV. Vi auguro di passare un piacevole weekend e vi do appuntamento con Dentro la Notizia lunedì mattina alle 10.30. Buon fine settimana!